Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con Processi di Puglia. Andiamo a Brindisi, è un processo, seguiamo in diretta un processo che vi sta tanto appassionando, volgarmente conosciuto come processo per l'omicidio dei padellari. In realtà è l'omicidio di due imprenditori, ma questo processo riguarda l'omicidio di Salvatore Cairo. A processo imputati due fratelli, Enrico Morleo e Cosimo Morleo. Vediamo la scheda riassuntiva del collega Francesco Schiavano. A distanza di 23 anni si accendono nuovamente i riflettori sugli omicidi di Salvatore Cairo e Sergio Spada. A diradare le nebbie sui due delitti sono state le indagini condotte dai poliziotti della squadra mobile di Brindisi, coordinati dal PM della DDA di Lecce Milto Stefano De Nozza, che si sono concluse il 3 marzo 2022 con l'arresto di due imprenditori, i fratelli Enrico e Cosimo Morleo. Fondamentali per ricostruire quanto accaduto sono state le rivelazioni di Massimo Morleo, fratello di Cosimo e Enrico, che aveva da poco tempo avviato il suo percorso di collaborazione con la giustizia. L'omicidio di Salvatore Cairo risalirebbe al 6 maggio 2000. Stando all'ipotesi accusatoria, l'imprenditore attivo nel settore dei casalinghi sarebbe stato ucciso a coltellate da Enrico Morleo all'interno della sede del Fuocolare, una ditta situata nella zona industriale di Brindisi e riconducibile a Cosimo Morleo. Dopo l'omicidio, il corpo fu fatto a pezzi con una motosega e bruciato in un bidone di acciaio. Sergio Spada, invece, è stato ucciso il 19 novembre 2001. Il cadavere dell'imprenditore fu abbandonato in un'area di servizio dismessa sulla circonvallazione di Brindisi all'altezza del rione Sant'Elia, dove fu ritrovato la mattina del 20 novembre. La sera precedente, stando all'accusa, Enrico Morleo si sarebbe appostato nei pressi dell'abitazione di Spada a Rione Casale e, minacciandolo con una pistola, si sarebbe introdotto all'interno del veicolo condotto dal 46enne, fermo davanti al cancello elettrico in procinto di aprirsi. Poi, l'esecuzione con un colpo di pistola alla nuca. Il movente dei due omicidi è stato individuato dalla DDA in ragione di carattere lato sensu commerciale. Eliminando entrambi gli imprenditori, si legge nel provvedimento di fermo, il fratello Cosimo avrebbe operato nella distribuzione degli articoli per la casa in regime di monopolio. Tale contesto si era delineato all'epoca dei fatti, ma senza un solido quadro probatorio, che è giunto dopo circa 23 anni. Davanti al presidente Maurizio Saso, il PM Milto Stefano De Nozza continua il suo controesame alla compagna di Morleo e vanno lì, in camera da letto, a sentire proprio nel cuore della famiglia, nel cuore della casa, cosa si sono detti i due, quindi compagno e compagna, pochi giorni prima dell'arresto. Andiamo in aula. No. Abbiamo ripetuto già mille volte, lei non ha nessuna informazione, né su chi sia Cairo, né su chi sia Spada, nulla di nulla. Ma Enrico quando lei vede... Lei è vergine di informazioni. Enrico quando vede la casa sopra al telefono dice, no, qua la famiglia mia, dove lavoro io, benissimo, di Cosimino. Perfetto. Questo è. E perché voi collegate questa casa alla preoccupazione? Ma Enrico lavorava là. Mi scusi, Enrico lavorava lì. Sì. Però vedeva anche che andava Massimiano lì. Lei deve seguirmi, perché poi se mi dice che non mi vuole rispondere, io faccio evito la fatica di fare la domanda e lei evita di, diciamo, svicolare. No, io svicolo. Stiamo parlando di un contesto in cui voi sapete che Enrico, che Massimiliano sta collaborando con la giustizia, va bene? Okay. E c'è Enrico che non esce di casa per la paura di quello che potrebbe accadere. No, non esce di casa per la paura. All'ansia di quello che potrebbe accadere, lo dite, oggi ti portano, domani sera ti prendono, quindi vive l'ansia di essere arrestato. Vede questo articolo sul giornale, di questa foto, di questo casolare. Perché discutete nel mentre parlate di ergastolo, arresto, di questo casolare? Detto, lei non lo so. Perché? Non è, è una domanda. Cioè, l'ho fatto come mai? Lavorava voglio lì. Dire, la questa immagine. Le preoccupazioni di Enrico erano che qualcuno l'avesse messo in mezzo
Perché lui lavorava là, quindi nell'azienda di Cosimino. Quindi è una preoccupazione di Enrico. Sì, una preoccupazione. Bene, allora lei adesso di mi deve leggere, siamo arrivati finalmente alla risposta. No, mi chiarisca questa intercettazione. Perché gliel'ha già chiesta il suo difensore. È una preoccupazione. Perché lei, pagina 87 del volume numero 3, lei dice: hai voglia, te lo sto dicendo, se non trovano, è lei che parla, se non trovano, tu e poi naturalmente suo marito completa pure. La preoccupazione di Purtroppo è sua, non è di Enrico. Ma io mica conosco. Allora, gliela rileggo. Questa ambientale è un'ambientale che intercorre tra lei e suo marito, perché in camera da letto siete sempre voi due, almeno così risulta. 24 gennaio 2022. Voi state parlando, parlate sempre dello stesso argomento. E lei alla fine di questa ambientale dice: se non trovano, è lei che inizia, se non trovano. Anzi, parto da prima, dice: te lo sto dicendo, se non trovano, e poi lo reitera, se non trovano, pu e suo. Allora, la preoccupazione non è di Enrico, è sua. E allora adesso mi deve spiegare, se lei non sa nulla, no, perché è preoccupata che qualcuno trovi. No, a me non mi risulta. Come? Non mi risulta. Non le risulta? No. Quindi lei sta contestando la trascrizione o non ricorda? Non ricordo. Non si ricorda di aver fatto questo passaggio, di aver detto questa frase? No, non mi ricordo. Non si ricorda. Vado avanti perché c'è una frase che forse potrebbe ricordare meglio. Però, signora, nel momento in cui depone, tenga conto che le intercettazioni rivelano che lei... Sì, ma non ricordo. Ascolti, che lei sa molto di più di quel che oggi afferma di sapere. No, non ricordo, vediamo. No. Si ricorda questo fatto, cioè no. Il timore che venisse fuori, cioè è lei che introduce questo tumore, questo timore nel dialogo con Enrico. No, Presidente, va letta nell'interezza. Forse è sempre il fatto di Massimiano. Tutto, perché stanno parlando. Se di non tutto. Trovano, lo ripete due volte. Se non trovano, e poi suggerisce Enrico. Ora le chiedo, lei perché introduce questo argomento, il timore che si possa trovare chi? Un testimone di qualche fatto? No. Però mi scusi, io no. Questa domanda gliel'ho fatta perché la stessa domanda gliel'aveva fatta il difensore. Che la paura di Enrico... E lei aveva detto che era una preoccupazione di Enrico. Sì. In realtà, io ho aspettato di farle la domanda, perché la preoccupazione non è di Enrico, la preoccupazione è sua, che, ribadiamo, non sa niente, perché lei dice, te lo sto dicendo, se non trovano, pu, e poi lei dice... Quindi è una preoccupazione sua, non è una preoccupazione di Enrico, va bene? Allora, lei Enrico, mi sa, se c'è opposizione bene, altrimenti è inutile che parlate a microfono. C'è opposizione, okay, fatele, perché formulatela. Enrico dice se non trovano. E come? Poi Enrico introduce il tema. No. C'è opposizione, Presidente, dobbiamo leggere momento per momento l'intercettazione. La contestazione, adesso al di là della cosa, la contestazione del commissario è corretta perché rispecchia quella che è la trascrizione. No, Presidente, perché... La frase detta Enrico, però naturalmente era stata introdotta da due no, volte Presidente. se non trovano pronunciato dal se non trovo Presidente se... no. Presidente, mi scusi, abbiamo saltato un rigo. Ehi, ma dice Enrico da lontano, non... donna da lontano, se non trovano, Enrico da lontano, quella cosa di quella cosa, non quella persona. Poi donna da lontano, po, Enrico da lontano, donna da lontano, bravo, non fida. Avvocato, mi perdoni, non deve continuare a fare la contestazione perché questa è la domanda successiva. Quindi io ho letto fino adesso questo passaggio, se non la convince, fa l'opposizione e andiamo avanti. Non continui a leggere, perché deve essere oggetto della seconda domanda. Va bene, questo argomento è oggetto della seconda domanda, ci fermiamo al primo e sul primo... È stato sufficientemente chiara la domanda, piuttosto la risposta non è stata molto chiara, però gliela facciamo un'altra volta. No, non la ricorda questa cosa? Non so perché ho detto così, no, la paura di Enrico, della...
lavorava là. No, non so. Ma non, ecco, volevo chiedere questa cosa. Siamo sempre al gennaio del 2022, quindi le 22, quando lei sta parlando con suo marito. Lei in quel momento sapeva chi era? Sì, so che è parente di mio marito. Sì. Di suo marito? Sì. Era, diciamo, anche quello che lavorava lì? Sì, sì, sì. Sapeva sì. Qualcos'altro su questo nessuno, no. Quindi sapeva che era parente di Enrico, sì. E sapeva che lavorava lì. Non aveva nessun'altra informazione, no. Su qualcosa di negativo, su qualcosa, no, di pericoloso. No, non lo conosco neanche. Però mi spieghi quest'altro passaggio, perché lei dice, donna, bravo, non fidati, è così. Ancora non sono archiviate queste cose lì, non ci stanno gli altri, non ho tanto. Mi pare strano che fa una cosa del genere. Sì, a pioppo ti ha buttato. Ah, lui fatto che è un Massimiano, ho detto, mi pare strano che fai una cosa per un'altra se tu non hai fatto niente. Ma che cosa doveva dire? Perché lei non sapeva neanche se sapeva soltanto che era il nipote e il dipendente. Cosa doveva fare? Si prendeva paura, non lo so. Cosa? Si prendeva paura, no, che lei ne so qua io? Dice, mi pare strano che fai una cosa del genere. Che cosa doveva fare? Che cos'è che le ma pare strano? Ma sì, a dire qualche cosa di diverso, no? Qualcosa di diverso di strano. Rispetto a cosa? Che cosa doveva dire? Su quali argomenti? Ma si metteva in mezzo Enrico su qualsiasi cosa. Ma su che cosa? Ma non cosa? Lo so, non lo so. Ma è lei che dice, mi pare strano che fa una cosa del genere. Che cosa le sembra strano? Che dovesse fare che sia, cosa? Ma sia, metteva in mezzo Enrico su qualsiasi metteva cosa. Metteva in mezzo Enrico su che cosa? Ma non lo so, non sta lo so. Sta parlando del niente, quindi, in questa ambientale. Sì, non lo so io. Non lo so. Cioè, una quando sta là, cioè, specialmente in questi casi, come? Cioè, una quando sta in famiglia, specialmente in questi casi, una male il pallone, nel panico, non lo so. Quindi non lo so. La risposta è che quando lei ha detto questa cosa era nel pallone? No, non ero nel pallone, però dico, sono tutte spiegazioni, no, però, di casa. Mi scusi, siccome lei ogni volta che il difensore le ha fatto una domanda su un contenuto di una conversazione, sì. Lei ha dato subito la risposta, sì. Nell'immediato, sì. E questa cosa mi ha rincuorato perché ho pensato di trovarmi di fronte ad una persona che aveva un'eccellente memoria. Sì. Vorrei capire com'è possibile che adesso questa memoria ha subito questo profondo decadimento, perché la sua frase è chiarissima, mi pare strano che una cosa del genere. Che cosa Presidente, c'è opposizione, no, vabbè, perché però, sta facendo delle valutazioni, detto, no, e se però, in sede di discussione la lo Corte farà. Ha rilevato comunque che la testimone ha una memoria molto selettiva, a seconda di chi interroga ricorda più o meno bene. Ora invitiamo la testimone a fare un uso corretto di questa memoria e a ricordare tutto quello che le viene domandato, naturalmente, e certo. Non a scegliere se ricordare, certo, o meno. No, certo, ci mancherebbe. Ora, il professore ha fatto delle domande precise su questa situazione, no? Cioè, per esempio, lei dice, mi pare strano che faccia una cosa del genere. La può dire dall'inizio? A che si riferisce? La può dire dall'inizio, la può leggere dall'inizio. Dall'inizio da dove? Non lo so, più la vuole sopra. La vuole leggere? La vuole leggere? No, gliela no, faccio sopra. Leggere, così magari è più facile. No, la legga. Sopra. No, e così lei sta... non può prendere un pezzetto, no, certo. Io non è che ricordo... Benissimo. No, perché ho fatto la stessa cosa che ha fatto il suo difensore, ha preso un pezzettino e le ha fatto la domanda. Quindi sto utilizzando la stessa tecnica, perché ho fatto affidamento sulla sua memoria. Ma quindi non mi dica dei pezzettini, perché i pezzettini li sono stati già letti. Le faccio leggere tutta la trascrizione. Prego. No. Questo si riferiva alla foto. Come? Alla foto si riferiva. Alla? Qua c'è scritto la foto hanno fatto. Però signora, mi scusi, no? Pure la foto, cioè, hanno fatto. È un dialogo con suo marito. Lo chiede a me. Ce ne stanno altre. Ce ne stanno altre. Ma questo è un discorso che stavamo facendo. Ci dico. Su qualche... Su è una qualche... conversazione fra una conversazione. Lei e suo marito. Ma questo... E siccome lei ha pronunciato alcune frasi, le si chiedono dei chiarimenti su cosa intendeva. Ma si vede che stiamo leggendo qualche cosa, perché è scritto sulla foto hanno fatto. Ce ne stanno altre. Sì, ce ne che sono altre. È ma forse la fotografia di là. Della, sì signora, ma lei deve andare avanti. Della falegnameria. Non si fermi all'inizio, vada avanti. Della falegnameria, penso. Vada avanti, continua. No, stanno guardando, donna, lontano, no.
le 20:49. Ma lasci alle 20:50 lasci voci... stare quello in corsivo, legga dove c'è scritto Enrico e donna, donna poi, è lei. Le indagini, Enrico, le indagini stanno levando, donna, hai voglia, e te lo sto dicendo, se non trovano, ma se non trovano quella cosa di forse volevo dire, no, non so. Eri polpetta, bravo, non fidati, è così, ancora non sono archiviate le cose, non stanno con gli altri. Allora, continui. Chi è stato, no? Mi pare strano che fa una cosa del genere, sia più ti ha buttato. Quello diceva, la paura lì al lavoro... La paura del lavoro, lì dove lavorava Enrico, diceva, siccome che stava anche e stava Massimiano, Masia dice, no, dice, Masia ti appoppano qualche cosa. Di che cosa? E non lo so. Ma lei sta parlando? Lo che sto devo dicendo. Saperlo io, signora. Il fatto lei che lavorava lì. Che, qual è la sua paura? La paura di che cosa? E non lo so, poteva essere qualsiasi cosa. Ma non può dirmi non lo so, perché è una paura che ha vissuto lei, non l'ho vissuta io. Ma poteva... Quale ma potevano, paura stava vivendo in quel momento? Gli potevano fare qualsiasi cosa. Cosa? Ad Enrico. Che di cosa? E non lo so, non ma lo so. A chi lo devo chiedere? Era lei e suo marito. Suo marito mi ha detto che non si ricorda, lo chiedo a lei. Di che state parlando? Quella frase, mi pare strano che Fabio fa una cosa del genere. Che cosa no, significa? Non penso che dirà cose per cinque, no? Cosa? Cosa per cinque, non penso che si inventerà le cose. Che termine ha usato? Cose per cinque. Non penso che si inventerà le cose. Non penso che si inventerà le cose. Non penso che... Ma che cosa si deve inventare? Ma non lo so. Che c'aveva l'amante? Ma non lo so. Cioè, quindi lei ha una paura dell'ignoto, di qualcosa che lei non sa. Ma perché sapevamo che lì stava Massimiano. Va bene, e l'abbiamo capito, perché Massimiliano vi ha mandato questa lettera di minaccia, avevate paura che inventasse. Ma sapevamo che lì stava Massimiliano, si conoscono e stavano insieme. Sì, però guardi, il problema è che in questo processo è emerso che va a fumare le sigarette con Enrico, non con Massimiliano. Quindi vorrei capire questa... Ma pure questa... Massimiliano stava lì e stavano insieme. Massimiliano, Enrico... Perché quindi Massimiliano e cosa avrebbero dovuto fare a suo marito? Non lo so. Non lo sa? No. Lei ha una paura... Perché Massimiliano sappiamo com'è. Eh? Perché sappiamo che Massimiliano com'è. È Massimiliano. No, io purtroppo lo conosco, ripeto. E perché lei dice mi pare strano? Se è un bravo persona, mi pare strano che farebbe una cosa per un'altra. O direbbe una cosa per un'altra. Quale sarebbe la cosa per l'altra? O direbbe una cosa un'altra. E cosa direbbe? Quale sarebbe la cosa che potrebbe dire diversa? Non lo so, non lo so. Vabbè, non sa niente. Nelle intercettazioni si parla sempre di Purpetta. Ovviamente è un soprannome di un testimone, noi non vi diremo il reale nome. Ma perché è così ricorrente il riferimento a questa persona? Perché ne parlano tanto? Ed è su questo punto che si ferma il PM Milto Stefano De Nozza per avere risposte proprio dalla compagna di Enrico Morleo. Senta, poi questa frase, sì, a pioppo ti ha buttato, ma ti ha buttato a chi è riferito? Massimiliano. A Massimiliano? E penso. Ma se sta parlando di Purpetta fino a un attimo prima della... Senso, di Massimiliano insieme a Purpetta, se Bono mette in mezzo Enrico, non lo so, io non lo so, io non lo so che dirvi, non lo so. Cioè, a pioppo ti ha buttato, lei parla a suo marito, l'ultima persona citata è Purpetta, vale a dire Fabio. Sì. Lei in quel momento sa, che cosa sa? Io non so niente. Però ha paura, le sembra strano che possa... Lei non lo conosce, però dice, mi pare strano che possa fare una cosa del genere. Ma ci sta Massimiliano là. Allora, dove sta Massimiliano? Io brucio tutto. Sempre lo dico, lo dirò sempre. Però mi scusi, no, perché allora... Lo dirò sempre, sta Massimiliano. Lei, no, lei deve aiutarci a capire. Perché se poi ci dice che non ci vuole far capire, lascia la presa. Allora, lei pronuncia una frase specifica, senza incomprensibili. Mi pare... strano.
Io fa una cosa del genere. Allora, il verbo fare, no? Che lei utilizza con suo marito in un linguaggio gergale, domestico, sì, corrisponde a quale verbo? Fare, come lo traduce in un italiano corretto? Parlare, agire, dormire, mangiare? Qual è cosa intende lei con il verbo fare? Mi pare strano che Fabio fa una cosa del genere. Qual è il verbo fare? A cosa si riferisce? Ma io ripeto, quella di prima, stava a Massimiano e non penso che sarebbe una cosa del genere, cose di menzogne, di bugie. Quindi abbiamo fatto un passo in avanti. Di quindi bugie, sono di cose... Okay. Quindi la sua paura è che possa dire delle bugie. Sì, cose brutte, sì, fiacche, okay, brutte che... sì. Delle bugie? Sì. Ma bugie su che cosa? Ma non lo so, di tu, di qualsiasi cosa. Non lo so. Non lo so. Mi scusi. Al gennaio del 2022, secondo quello che lei ha dichiarato, è un dipendente del 2000 ed è un nipote... diciamo alla lontana di suo marito, va bene? Ok? Sì. Quali sono queste bugie che questa persona, che suo marito non vede da 25 anni e con cui ha un legame molto molto labile, dovrebbe inventarsi? Perché abbiamo capito, Massimiliano è un pazzo. Sì. E non so come lo ha descritto, suo marito l'ha descritto un geloso, vabbè. Lei lo ha detto che è una persona, lo ha già descritto, okay, non ricordo neanche gli aggettivi. Ma perché questa paura? Oh, ma io l'ho detta così, niente di che, non l'ho detta con paura, ho detto così, non volendo, cioè no. Ci stava. Però ci sta sto nipote di Enrico, ma io pare così strano l'ho detto. Che fa una cosa del genere. Ma io così l'ho cos'è detto. Che avrebbe dovuto fare, che se avesse fatto... le avrebbe naturalmente creato, tra virgolette, un pensiero anomalo. No, io così l'ho detto. Non così, è... buttato lì per caso, va bene. Sì, no, niente di che, così l'ho detto io. E comunque lei non sapeva niente. No, no. Non sapeva nulla di quello che era successo, no, in quel casolare, no, che suo marito aveva fatto a pezzi il cadavere, no, che aveva assistito. Perché sa, una frase del genere risulterebbe essere più comprensibile se... lei avesse queste informazioni, però no, mi dice che non ce le ha, conferma? Sì. Confermo, no, non ne sapevo nulla. Va bene, allora senta, passiamo a quest'altra conversazione che le è stata letta prima dal suo difensore, va bene? Quella in cui Enrico... Non sono il difensore. Hai ragione, il difensore del suo compagno, pagina 190 del volume numero 3. Pagina? 190, volume numero 3. Lei ha raccontato la storia di Antonio... Sì. Allora, me la può ripetere un secondo questa storia? Ma quale vuole sapere? Quella del che Massimiano esce da casa o quella quando di Enrico parlò con Antonio e fin di vita? Allora, vediamo, Massimiliano esce ce da casa... Ce ne sono due. Ah, allora, vediamo, qual è il primo, qual è Massimiliano esce da casa? Massimiliano esce a casa di Antonio, che Antonio stava nella bara, che era morto, e disse, scendendo giù, disse, mo prenderò io... la famiglia, mi curerò io della famiglia di Antonio. Questa cosa non l'aveva mai detta, sì, giusto? L'ha detta come prima? No, sì. Quindi dopo la morte di Antonio, Massimiliano... No, dopo la morte, disse così, dopo è morto Antonio, scese e disse Massimiliano, mo vi prenderò cura io della famiglia di Antonio. Ecco, quindi diciamo Antonio... ancora caldo nella bara, no, perché scende, che cosa intende lei? Scende che noi stavamo tutti là, stavamo quindi, nel... il giorno, sì, del funerale, il giorno del funerale. Massimiliano, sì, scende, sì, e pronuncia questa frase, adesso mi occuperò, sì, io della famiglia di Antonio. Sì. Lei era presente a questa frase? Sì, stavamo tutti là, io, Enrico, tutti stavamo là. Quindi diciamo, è un'informazione in che lei ha appreso direttamente. Sì. Bene, questo è il primo episodio. L'altro invece qual è? Quello diciamo del punto di morte. Del punto di morte che disse a Enrico, dice che Massimiliano gli ha detto se lui gli avesse ucciso due cristiani avrebbe mantenuto tutta la famiglia. Quindi, mi faccia capire, in punto di morte Antonio parla con Massimiliano, con Enrico, e riferisce ad Enrico, sì,
che Massimiliano gli aveva promesso che se avesse ucciso due persone, lui Massimiliano avrebbe mantenuto la famiglia di Antonio. Questo Antonio però, sì. Allora, Antonio è in fin di vita e sì. parla con Enrico. Sì. E riferisce ad Enrico sì. che Massimiliano gli aveva chiesto di uccidere due persone e che in cambio, visto che stava morendo, gli avrebbe mantenuto la famiglia. Sì. Ok. Allora, vorrei capire questa, prima di passare a leggere il contenuto di questa conversazione. Enrico questa informazione quindi la apprende in punto di morte di Antonio. Sì. Lei questa informazione, quando è che la apprende da Enrico? Perché non, e lei era presente in punto di morte con Antonio? Sì, ma stavamo giù noi. Giù, quindi sì. questa frase la sente solo Enrico? No, lui scende per le scale ma il punto di morte no, solo Enrico. No, dicevo, in punto di morte c'è soltanto Enrico. Sì. Quindi questa frase la dice soltanto Enrico. Sì. Dopodiché Enrico questo episodio lo riporta a lei? A me no, mi sembra. Non glielo racconta? Sì. Se lo racconta. Sì, sì. Racconta sì. Perché c'è un ambientale in cui lei parla. Sì, sì, allora sì, io sì, vorrei sì. capire. No, è mi la stavo prima confondendo volta. Con quello. Come? Mi stavo confondendo con sì. quello che scendeva. No, no, il capitolo discesa mettiamolo da parte. Okay. Prendiamo capitolo punto di morte, chiamiamolo sì. così, così ci sì. diciamo sì. più facile per tutti. Capitolo punto di morte. Ok, ok, ok. Sì. Enrico riceve questa confidenza da Antonio. Sì. E io gli dissi che un mi ricordo. Soltanto. Enrico, questa informazione. E cioè che Massimiliano aveva chiesto ad Antonio di uccidere due persone per mantenersi la famiglia. Lei, quando lo viene a sapere per la prima volta? Me lo disse Enrico. Doveva dirglielo per forza Enrico, perché uno è morto e l'unica persona che ha assistito era Enrico. Quindi diciamo a questo qui ci potevo arrivare. Quando? Quando io gli dissi bravo, bravo, diglielo. Quindi vedi, la è corretto gente... dire che questa informazione lei l'ha avuta per la prima volta nel 2022? Ma lui era tutta un'ipotesi che mi diceva. Cioè lui era un discorso che si faceva lui, Enrico. Un discorso in che senso? Diciamo che un'invenzione? Si... No, non un'invenzione. Dava delle le cose... stava raccontando un fatto. Sì, vabbè. Allora, è corretto dire che questo fatto lei lo apprende per la prima volta nel 2022? Lui mi diceva forse se è questo, perché Antonio mi ha detto questo, sì. Le rifaccio la domanda. Sì, è sì, corretto sì. dire sì, sì, che sì. per la prima volta nel 2022, quando sì. muore Antonio? Antonio muore nel 2010. 10. Quindi per 12 anni suo marito... si tiene custodita questa informazione ricevuta dal fratello Antonio, è corretto? Sì. Senta, sono 10 fratelli, giusto? Sì. Sono tutti in vita? E due sono morti. Sono morti. Il primo quando è morto? Chi? Claudio. Chi Claudio. È che è morto? Quanti no, ne sono c'era. Morti? Quando ne sono morti? Non c'era. Non c'era. No. Quindi è morto prima del suo arrivo a Brindisi. C'era. Si ricorda che morì in un conflitto a fuoco? No, non c'era, so, non va bene. C'ero proprio. No, magari per curiosità, parlando con suo marito, sai, io c'ho un fratello morto. So che l'hanno morto. Ammazzato, vabbè, non l'ho ma saputo. Non c'ho... Era morto però prima del suo arrivo. Sì. Il secondo muore nel 2010. Sì. Quindi è corretto dire che questa informazione che suo marito le riferisce nel 2022 l'ha avuta da una persona che poi è morta? Dall'unico fratello morto dal 2000 in poi? Quella che ha detto Antonio. È corretto? Sì, sì. Quindi l'unica persona che potrebbe negare o confermare questa circostanza oggi è morta? Sì, è morta. È sì. morta. Senta... Quando Enrico le riferisce questa frase, dice mio fratello Antonio in punto di morte mi ha detto che se li avessi ucciso due persone li avrebbe mantenuto la famiglia. Sì. Lei ha capito quali sarebbero dovute essere queste due persone? No. Ha capito se queste due persone poi sono state effettivamente uccise o meno o era un proposito? No, non sapevo proprio. No. Non sapevo, no, no. Era passiva in quel momento, ascoltava? No, sì, non sapevo proprio, no. Va bene. Allora, mi ascolti un attimo. Quindi Enrico le sta raccontando un fatto che si è verificato 12 anni prima, un fatto storico, cioè un accadimento vero di 12 anni prima, è corretto?
Questo che mi ha detto Di Antonio, questo è... No, dico, in questa, pertanto l'ambientale è stata già letta dal difensore, quindi in questo contesto suo marito le sta raccontando un fatto, giusto? Mm. Allora, io vorrei che lei, perché qualche passaggio le è stato letto, però uno è stato saltato e vorrei chiederglielo. Allora, Antonio stava morendo, dice Enrico, e parole incomprensibili, gli aveva promesso che si manteneva tutta la famiglia, ha detto, capito? Sì. Lei dice, no, basta che gli uccideva due cristiani. Lui, per richiamarlo, si ridicò di brutto. Si ricorda questa frase che dice Enrico? Lui? Basta che gli uccideva due cristiani, lui per richiamarlo si litigò di brutto. È la stessa che le ha letto prima il difensore, a cui lei ha risposto in modo molto, diciamo, come dire, spedito. È la stessa conversazione. Possiamo andare spediti su questa? Allora, quando lui dice basta che gli uccideva due cristiani, lui per richiamarlo si litigò di brutto, e... capito? Lei che cosa capisce qui? Niente. No. Non ha capito ancora. De no, il PM De Nozza incalza la teste per chiedere chi sono le persone a cui si fa riferimento nelle intercettazioni, chi sono le due persone che Enrico Morleo avrebbe dovuto uccidere, ma la donna non ricorda, il controesame va avanti. Quindi non ha compreso... Il fatto di questo qua, che ho compreso che Enrico, che Antonio doveva aver avuto il fatto di queste due persone, non so. Ha capito? No, non ho capito. Ogni tanto così siamo in sintonia. Quindi che cos'è là? In pratica Enrico aveva questa cosa di Antonio, di questo sogno di Sognomo, questa dichiarazione di Antonio. Ah, quindi, ma è un sogno, ha detto? No, dichiarazione di Antonio. Non è un lapsus? Non è un lapsus? No, un errore? È Antonio che gli ha detto sul punto di morte questa cosa qua. Va bene, io a questo c'ero arrivato. Volevo capire... se lei ha inteso questa ulteriore frase, bastava che lui uccideva due cristiani, lui per richiamarlo si litigò di brutto. Lei che sta parlando con suo marito e che a un certo punto sente suo marito che dice questa frase, lui bastava che lui uccideva due cristiani, lui per richiamarlo si litigò di brutto, capisce che cosa le sta dicendo suo marito? Perché suo marito gli dice, capito? Sì, ma sempre del fatto di Antonio era... Bene, però, sì. Però mi scusi, cioè, lei mi ha detto prima che questo episodio di Antonio, che riferisce questa frase in punto di morte, lo apprende per la prima volta durante questa conversazione ambientale. Non ne avevate mai parlato prima? Va bene. Quando Enrico, suo marito, le dice basta che gli uccideva due cristiani, lui per richiamarlo si litigò di brutto, le butta un'informazione completa sul tavolo. Oh, ok. Lei... che non aveva mai parlato di questo episodio prima, comprende di che sta parlando? Parla di due cristiani, non dice Tizio e Caio, capisce che cosa sta dicendo suo marito? Sì, però Enrico era talmente agitato che io tante volte non ci stavo dietro, non lo capivo. Sì, gli ho chiesto, lei ha capito che stava dicendo? Ripeto, pensavo di Antonio, ma... Non capivo, perché lui io non ci stavo dietro, stava confuso, cioè faceva risposte, allora, domande lei pronuncia, da solo. Perché lei pronuncia questa frase quando suo marito gli dice capito? Allora dici no, che ne sai? Perché lei, che non ha capito che sta dicendo, cerca di comprendere la fonte di questa informazione? Cerco di capire, perché non sapevo che cosa voleva dire lui. Allora dico, tu che ne sai? Quello, cercavo di capire. Poi Enrico dice, chi te le ha dette queste cose? Si autointerroga Enrico. Sì. Cioè Enrico chiede a se stesso e si risponde, la buon'anima di mio fratello. Poi lei dice, interviene Enrico, dice, mio fratello prima di morire, bravo. Sì, vabbè, nel senso, no, ma bravo. Scusi,
bravo. Che cosa c'è di bravo in questo? Niente. Niente. Non c'è bravo, che non è un bravo. Bravo che era significa? Era una, come devo dire, ecco, vedi. Se le sta raccontando un fatto vero, se le sta raccontando un fatto vero, io non che senso bravo. Ha bravo? Ma io gli ho detto, vedi, vedi, ci sono delle cose di Antonio. No, lei non dice vedi, vedi, lei sì, dice bravo. Sì, ma io gli sto dicendo, sì, io ho detto bravo, non ricordo che ho detto bravo. Ho detto bravo, più volte sì. Peraltro. Ma bravo non è che significa bravo di quello della situazione questa che è, No. E no. Qual era il significato di bravo? No, in senso di no, vedi, boh, risolvi, c'è Antonio, si vedranno le cose. Quindi cioè, diciamo... Era come, una, come un dire, aiuto, come stiamo di... a posto, no, è tutto posto. Risolto, non bravo. No, è una, un, bravo un è aiuto. Un complimento ad uno che sta inventando qualcosa. No, 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 sbaglio. Sento, però, non so spiegarglielo, scusi, come devo dire, Presidente, non so spiegarglielo. Sta, no, cioè no. Le valutazioni non c'entrano niente, poi in discussione si fanno. La testa sta rispondendo. No. Non credo che il PM possa fare delle valutazioni prima di fare la domanda. No, non sono valutazioni. Si sta cercando con difficoltà di richiamare alla memoria cose che la testimone, nonostante un dialogo abbastanza chiaro, sta stentando Presidente. A ricordare nel senso completo. Però voglio, tutto si sta svolgendo con serenità, quindi possiamo Presidente. Procedere. Posso, la testa ha già risposto, sì, nello stesso modo, ha già espresso il significato di bravo in quel contesto. Sì, ha detto che era un'interiezione che non aveva questo valore di Allora perché la dobbiamo sentire abbiamo, di nuovo? Abbiamo, superiamo, abbiamo finito. Abbiamo capito questo senso di questa risposta, possiamo andare avanti, va bene. Lei continua e dice, Enrico, me le ha dette prima di morire. Bravo. Lei continua con questa frase, sì, che era andato da lui così, così, così. Che cos'è così, così, così? Che era andato da lui? Da lui, che era andato da lui così, così, così. Bravo. Non ricordo. Che cos'è così, così? Cosa ha capito lei quando lui ha detto così, così, così? Non ricordo. Enrico si fa un'altra domanda e si dà una risposta. E perché non avete denunciato queste cose? Che ti può dire Stefano? Che c'entra Stefano in questa conversazione? Aspetta, qua si è mischiato tutto, non ci sto capendo più. No, no, mischiato tutto, non ci sto capendo È la stessa niente. Che le ha letto prima? No. Sì, sì, è la stessa che le ha letto prima. Cioè, in che senso? Con qualche passaggio saltato, ma è la stessa. E vediamo. Dice, perché non avete denunciato queste cose, si chiede Enrico. Che ti può dire Stefano? Stefano, parole incomprensibili, tutto. Che non era successo niente. Che c'entra Stefano adesso? E lei, bravo, ancora, il terzo bravo. Lui, hai capito? E poi c'è la frase che le vorrei chiedere. Cioè, come cosa in un discorso è giusto? Va, non è che è sbagliato, no? Mantiene, va, fino alla fine. Ma che cos'è che mantiene? È una cosa sua, che non c'entrava niente, cioè che non c'entra niente. A questa situazione. Che significa mantiene? Ma in senso che mantiene che non c'entra niente, è la cosa di Antonio che dice regge questa dichiarazione lei dice, di Antonio e mantiene. Come cosa in un voi state raccontando un fatto storico, un fatto realmente accaduto, va bene? Voi state discutendo di un fatto storico che si è verificato. Antonio in punto di morte parla con Enrico. E le riferisce una frase che Antonio aveva ricevuto da Massimiliano. Sì. Storia, state parlando di storia. Come cosa in un discorso è giusto, va? Non è che è sbagliato, no? Mantiene. È giusto come discorso, come quello che ha fatto, l'ha detto D'Antonio, mantiene, regge, come gli devo dire? Cioè è specifica, come gli devo dire? Questo significa non mantiene, non è che mantiene chissà che cosa. Va bene, abbiamo capito. Una specificazione. Cioè un discorso. Senta, che ha dato. Passiamo adesso all'incontro con Pino. Lei ha parlato dell'incontro con Pino, ricorda? L'incontro? Con Pino. Passaggio per passaggio, in modo analitico e preciso, il PM Stefano De Nozza legge le intercettazioni e incalza sulla donna. Il controesame è veramente incalzante, sono oltre 6 ore di interrogatorio, perché vuole delle risposte che in realtà tardano ad arrivare, perché la donna non ricorda molto, forse è anche stanca di un lungo interrogatorio. E il PM De Nozza si ferma anche per sapere che rapporti Enrico avesse con il fratello Pino. Ah, con Pino, sì. Allora, senta, lei ricorda quanti incontri con Pino ci sono stati prima che Enrico e Cosimo venissero arrestati?
Vabbè, andavano ogni tanto dal fratello, vanno, andavano. Allora, facciamo così. Prima che si diffondesse la voce della collaborazione... Beh, non è che io so chiedere a Enrico, io stavo a casa, avevo la bambina piccola. Comunque uscivano, andavano, si frequentavano. Quindi, diciamo, Enrico andava frequentemente da Pino? Non sempre, ogni tanto andava. Con che cadenza? Ogni tanto andava, no, io andava sempre. Avevo la passione delle capre, però non andava sempre. Chi aveva la passione delle capre? Tutte e due. Tutte e due. Allora, lei ci ha parlato di un incontro con Pino e di un ritorno di Enrico da questo incontro con Pino in cui Pino gli avrebbe suggerito qualcosa. Che cosa le ha suggerito Pino? Le ha suggerito? Sì, le avrebbe fatto una, le avrebbe detto qualcosa. Che cosa, cosa gli avrebbe detto? Lei l'ha detto prima. Che cosa? Ah, che io cosa devo dire. Se me lo lei spiega. Me lo no, è lei che ha parlato prima. Enrico è andato da Pino e io ho detto, ricorda da dirgli a Pino che il fatto della terra di Cosimino. No, no, parliamo del discorso dei due ergastoli, si accolla i due ergastoli. Che cosa aveva detto Pino ad Enrico? Gli disse Pino, madonna mi state a confondere tutto, Pino gli disse, anche se sei innocente, accollateli due, ne salviamo almeno uno. E visto che tu ti trovavi ti danno le attenuanti. Allora, lei mi può aiutare a comprendere il senso di questa frase? Allora, lei dice che Pino avrebbe detto, anche se sei innocente, accollati due ergastoli. No, due ergastoli, non ho detto due ergastoli. No, cosa ha detto? Ha detto, accollati tu questa vicenda. Accollati che cosa? Che cosa ti accollati? Accollati il problema. E qual è il problema? Questi qua, che ne so io? Questo di questo... Lei parla con suo marito, questo, che torna da Pino. Di queste persone, di queste persone. Di questi omicidi. Di quindi possiamo dire che il tema erano gli omicidi? L'omicidio di Cairo e di Spada? No, so uno. Allora, facciamo una cosa. Allora, così me la scrivo. Allora, Enrico torna da Pino e le riferisce quello che ha detto Pino. Che cosa ha detto Pino? Pino gli ha detto, anche se sei innocente, incollati tutto tu, perché visto che tu ti drogavi, ti danno le attenuanti e almeno su due ne liberiamo uno. Allora, su due ne liberiamo uno, chi era l'altro? Cosimino. Senta, ma perché Cosimino? Non se l'è perché chiesto? E non Stefano? Non lo potevano dire Enrico, perché era drogato, era... No. Lei dice, anche se sei innocente, direbbe Pino, incollati tutto tu. Perché sei drogato, su due ne salviamo uno. Quello che dovevano salvare chi era? Cosimino. Cosimino. Allora, la prima domanda che mi verrebbe da porle è questa. Siccome sono 10 fratelli, due sono morti, uno prima del 2000 e l'altro nel 2010, sono 8 fratelli, perché Pino, quindi vorrei sapere lei che cosa sapeva, perché Pino dice a Enrico... Accollati tu e salviamo Cosimino. Vabbè, e Cosimino... non accollati tu e salviamo Stefano. Ennio. Vabbè, per scendere Cosimino non Bruno. C'era. Come? Sapevo che Cosimino non c'era lì, era partito in Sicilia. Di che cosa sta parlando? Che non c'era al lavoro. Alla? Al lavoro, non c'era. In occasione di quale evento? Che l'aveva preso il giorno, non so. Di quando fu ucciso Cairo? Non lo so. È questo il riferimento? Quindi, diciamo, Pino collega Cosimo a questo evento Cairo? Cosa ha capito lei? Io ho capito che Enrico è andato da Pino e gli ha detto che erano tutti fratelli preoccupati, giustamente, e ha detto, Enrico, ha detto, vani, vai, collati tutto tu, che... Dai due almeno ne salviamo uno, visto che tu ti drogavi. Ok. L'uno che doveva essere salvato era Cosimo, ha detto. Siccome Enrico ha, oltre a Cosimo, fratello vivo, Vito, Ennio, Bruno, e adesso non ricordo gli altri, fino ad arrivare a 8, perché Cosimo? Perché lei ha chiesto perché Cosimo? Che c'entra Cosimo con tutta questa storia? Vabbè, ma siccome è dell'azienda, è il proprietario dell'azienda. Cosimino. Quindi ha collegato Cosimo con i due omicidi. Cosimino, sì. Con l'omicidio di Cairo e con l'omicidio di Spada. No, io non ho collegato niente. E lei perché io non lo ha so, considerato questo. Il nome di Cosimo normale? Ha chiesto, questo ma perché Cosimo e non Ennio?
Ma perché Cosimino è il proprietario dell'azienda. E quindi collegava, il, diciamo, la... Io non ho collegato niente, io quello che ha detto Pino, che Enrico però è andato... Però quello che ha detto Pino lo abbiamo capito. Io vorrei capire, quando lei riceve da Enrico questa informazione, che quello da salvare era Cosimino, si è chiesta perché Cosimino e non un altro fratello? Visto che erano perché otto lavorava fratelli. Nell'azienda e poi gli ha detto, e al ritorno gli ha detto pure fammi sapere al ritorno che mi fai sapere che cosa hai deciso. E vabbè, questo ce l'avamo arrivati, però quello che le volevo chiedere, quando lei sente questa parola, anche se sei innocente, incollati tutto, incollati che cosa significa nel vostro gergo? Prenditi tutta tu la responsabilità. Di che cosa? Di quello che sta succedendo. Di cosa sta succedendo? Di quello che sta succedendo. Di cosa? Che ne so io? No, come che ne sa lei? Cioè lei riceve la frase di Enrico e comprende il senso di questa frase. Che cosa si doveva accollare? Poi un dialogo di questa storia, di questa storia qua, non lo so io. Io non lo so. La storia chiaramente, però. La domanda è precisa, la risposta di questa storia, di questo... Di questo che sta succedendo. Cioè ci riferiamo a che cosa? Agli omicidi? Questa storia che sta succedendo, di queste cose. Però mi scusi, perché ha così difficoltà a dirci che cos'è che sta succedendo? Che cos'è che sta succedendo? Questa causa, di che, questa causa di che cosa parliamo? Di queste persone, due persone morte. Quindi due omicidi? Quindi due omicidi. Queste persone morte qua. Non morte signora, uccise, vabbè, è diverso. Cioè, allora, quindi quando lei parla... Quando lei riceve da Enrico il contenuto della frase riferita da Pino, il termine incollarsi lo aggancia a questi due omicidi? Non so se di Cairo, non so, di Cairo, non so. Io non lo so di qual è. Sì, stia tranquilla, signora. Non stiamo cercando di non seguire, so di qual seguire è. Il io dialogo so. Che avete fatto e di capire il significato. Ma io non so, io non sapevo niente di questa storia. Lei... Pubblico mistero, vuole sapere la notizia, com'è che stavano parlando di questi omicidi, per quale motivo? Questa è la notizia sul giornale, c'è la notizia del giornale, di questo. Quindi la notizia signora, del giornale. Nessuno la vuole mettere in difficoltà, no, stiamo però... semplicemente cercando di capire perché certo. Un certo dialogo al quale lei partecipava ha un certo significato. Presidente, teniamo presente che sono le 5 del pomeriggio e sta sotto interrogatorio da 6 ore, bisogna anche comprendere il testimone che è un po' sbandato. Quindi è una, però voglio dire, è un'attività di sì, per carità, di anche perché decrittazione, di intelligenza, certo. Di un certo dialogo. Certo. Senta, nel corso delle ambientali lei fa riferimento a una tale zia Rita, chi è? Zia? Rita. Si ricorda? Zia Rita. No. Ricordo. Un'altra informazione. Pino dice niente? Chi? Una persona che è morta. Che è morta. Si ricorda dove abitava? Di fronte, attaccata di fronte a casa vostra. Sì. Si ricorda se Cosimo frequentemente andava a trovarlo? Sì. Sì. Prima che moriva, sì. Sì, grazie. Allora. Senta, mi deve aiutare a capire questa conversazione. Siamo il 28 gennaio, va bene? Quindi, giusto per collocarci mentalmente, il 28 gennaio è un momento in cui voi avete saputo che sta collaborando, è uscito l'articolo di giornale e sì. Sapete che Massimiliano sta parlando su questi omicidi, lo ha detto prima il suo difensore. Sì. Lei a un certo punto esordisce dicendo, sono le ore 19:33 del 28 gennaio, lei dice, e com'è? Pagina 17. Del quarto volume, lei dice, e a me, chi me lo dice che, ripeto, si stanno scaricando la macchina e te la stanno a mettere sopra a te? Io l'ho detto, mi stanno scaricando la macchina, forse è la macchina di casa. La stanno scaricando, cosa intende lei? Vabbè, forse è la spesa, che ne so. Allora, si stanno scaricando la macchina e te la stanno a mettere sopra a te. La spesa la vogliono mettere sopra suo marito? Ma non mi sembra, non è, non... Allora, le rileggo la frase. Sì, ma mi sa che è sbagliata, Quindi contesta il contenuto di questa frase?
so, se me la rilascio. No, voglio dire, io, a me una risposta serve. Può continuare? Diciamo che, come? Può continuare? Sì, come no. Va trovando, così ho pensato pure io, lei dice, oh, Enrico, quello dice, e lei si inserisce. Il problema, te lo sto dicendo io, quel testa di caso che è passato stamattina, chi è questa testa? Cosimino. Cosimino, quindi se la, diciamo, si è centrata sulla conversazione? Ha sì, capito? Sì, sì, sì. Quello già è il primo che ha fatto una cosa, non si è fatto vedere insieme. Che se camminava insieme, con quello. No, non era qui. No, no, no. No, no, no. Come? No. Quando era passato che Cosimino andava a prendere... No, un attimo soltanto, mi perdono. Ma non è... Allora, io le ho chiesto innanzitutto se la sta ricordando questo. Questa conversazione. Sì, perché ma non è questa, allora, adesso però. Le leggo qualche passo e poi le faccio qualche domanda okay. specifica. Non si è fatto vedere insieme, che se quello camminava con quello, Enrico dice che io quello ho pensato pure. E non ci sbagli, dice lei. Hai capito? Hai fatto bene, quelli stanno tagliando, no? Però che c'entra? E poi Enrico dice, le dice, non ho capito perché lo devo ammettere quando non l'ho fatto, scusa. Gli ho detto, statevi attenti, dice Enrico. Quindi ha capito la conversazione qual è? No, ma non è questa. Non è tutta questa. Tutta diversa, no. In che senso è tutta diversa? Tutta no, diversa no. Da cosa? Da quella che c'è no, stata no, realmente? No, no, tutta diversa, non è questa. Ma diversa da cosa, signora? Tutto. Da cosa? È solamente giusto che c'era scritto che Cosimino andava a casa di che lo andava a prendere con la macchina e io ho detto qua non ci sta, manco ci sta passando perché se si fermava se n'è andato dritto con la macchina. E perché doveva fermarsi? Cosa? Perché doveva fermarsi? Perché abitavamo vicino. Per farvi una visita di per cortesia? Per fare una visita e poi dicevo se mi dava i soldi della terra. Quindi diciamo lei si lamenta che c'è un cognato poco presente che avrebbe utilizzato questa occasione per chiedere i soldi. Però il passaggio iniziale ancora non mi è chiaro. Ma... Si stanno scaricando la macchina e te la stanno a mettere sopra a te. No, questo non lo so. Non riesce a darmi una lettura no, a questa frase? Questa va bene. No, no. Poi lei no. dice Cosimo, perché lei dice che Cosimo, quello è il primo che ha fatto una cosa, non si è fatto vedere insieme. E poi lei dice che se camminava con quello, chi è quello? Non si ricorda, lo dice questo lei. Non ricordo. Non, vabbè, ricordo. Okay, non ricordo, va bene. No, non ricordo. Veramente non ricordo. Sempre nel volume 4, siamo nel corso della stessa conversazione. Lei a pagina 20 dice, gli ha fatto la proposta, lui che gli avrà detto. E se no all'ultimo dice sempre che io, poi Massimiliano, parole incomprensibili, io te lo avviso, però non mi è piaciuto come me lo ha detto. In quale modo te lo ha detto? Perché tu devi avere la cosa, la vita mia, tu devi comandare la vita mia. La proposta di cui parla, qual è? Non si ricorda. No. Sempre nel corso di questa conversazione, a un certo punto lei dice, ammazza che bravo, bravo Pino, no? Questo bravo è come il bravo di prima? Quando lei dice bravo Pino a dire una cosa del genere, Enrico? Forse del fatto quello là che gli ha detto lui. No, questo sì, però questo bravo che lei rivolge a Pino. Che bravo, nel senso bravo. Complimenti, bella cosa. Come prima? Come quello di, lo discorso di prima, sì. Ho detto bravo. E siamo arrivati al termine dell'appuntamento settimanale con Processi di Puglia, appuntamento la prossima settimana, sempre su Antenna Sud, sempre con un processo che vi sta tanto appassionando, ne sceglieremo uno tra i tanti che stiamo seguendo e lo porteremo con voi, con noi tutti insieme, fino a sentenza. Appuntamento alla prossima settimana.